Benvenuti ad una mia nuova riflessione cinica, perché io mi rendo conto di avere delle idee un po' ciniche, a volte anche cattive, sul matrimonio. Io oggi voglio fare una riflessione insieme a voi dei motivi che mi portano sempre di più a non volermi sposare. Più vedo matrimoni, più, per fortuna non mi invita più nessuno, però più ci sono stata, insomma, e quindi mi ricordo, più vedo cose in giro e più mi dico no, io non mi voglio sposare. Allora, la mia analisi oggi vuole essere divisa in due parti. Voglio parlare sia dal lato degli invitati sia dal lato degli sposi. E questo appunto è il mio punto di vista, magari anche un po' ironico così, ovviamente nulla da togliere a chi si sposa effettivamente col sentimento, senza troppe cerimonie, senza troppe cose sfarzose o comunque troppe cose esteriori, ma che veramente lo fa perché lo vuole fare. Quindi questi non rientrano ovviamente nel mio discorso. Il mio discorso riguarda altre cose che vedo. Innanzitutto partiamo dal lato degli invitati. Allora, per un invitato a un matrimonio, il matrimonio significa attesa. Praticamente un invitato a un matrimonio non fa altro che aspettare. Aspetta quando arriva a casa degli sposi in attesa che escano. Quindi sta lì e aspetta, senza fare nulla. Aspetta quando arriva in chiesa o in comune, aspetta che arrivino gli sposi. Aspetta quando è terminata tutta la cerimonia o comunque il rituale e deve aspettare che escono e tutto quanto e fare le foto. Quelle foto poi in cui tutti sono imbalsamati. Comunque, aspetta quando arriva al ristorante e deve aspettare che arrivino gli sposi che sono fermi chissà dove a fare altre foto. E poi aspetta inesorabile la fine, penso che non ne può più, la fine del pranzo o della cena per poter finalmente tornare a casa. Quindi questo è uno. Poi diciamo che molto spesso chi partecipa al matrimonio non è quello che è ogni altro giorno della sua vita. Non lo so, ma a me gli invitati ai matrimoni sanno tanto di finto. Sarà per come si conciano, soprattutto certe donne magari anche un po' più in là, no, con l'età, che non è che sono proprio al passo con i tempi o comunque con la moda, e quindi pensano che magari tanto colore, tante cose sbrilluccicanti siano eleganti, e quindi si conciano in modi assurdi. Per non parlare, per esempio, di chi vive in posti piccoli come il paese dove vivo io, no? Che è un paese prevalentemente agricolo, quindi la gente la vedo ogni giorno come va vestita, no? È gente comunque, ecco, che lavora nei campi, così, insomma, la vedi quel giorno tutta precisa, tutta ingessata, che non si muove, che si sente a disagio, e l'imbarazzo, il disagio di essere conciati in quel modo lo si vede, e questo quindi gli impedisce anche magari di essere naturali, e quindi niente, mi sembra tutto troppo finto. E infatti una volta avevo proprio sentito su un film una frase che mi è rimasta impressa e che condivido pienamente, e cioè che il matrimonio è il trionfo della menzogna, della finzione. Ma vogliamo parlare di quando stai magari, che ne so, al tavolo e costantemente devi sentire critiche su critiche, no, di chi ti circonda, e questo non va bene, questo non è buono, e guarda che vestito, e guarda questo, e guarda quell'altro, no? Tutte critiche su tutto. Poi passano inevitabilmente gli sposi a fare il classico giro dei tavoli, che lo devono fare, e ti chiedono tutto ok? Tu vedi queste persone che fino a un attimo prima hanno criticato tutto, che odiano tutto, che gli rispondono con il sorriso sulla faccia,
Sì, tutto a posto, tutto bellissimo, tutto organizzato perfettamente. Poi passati gli sposi tornano a criticare tutto. Ecco, io queste cose non le sopporto, non mi piacciono e non voglio assistervi. E poi voglio sapere sempre dal punto di vista degli invitati, ma quanti di quelli che vengono invitati ai matrimoni sono effettivamente felici di andarci? Cioè, che io mi ricordi, che io sappia, vedo anche al lavoro gente che viene invitata e che è scocciata. Quindi io già, se mi dovessi sposare e pensassi di invitare la gente, già so che saranno tutti scoglionati, nessuno ci vorrà venire e tutti ci vorranno per forza. E già lì, cioè, mi passa la voglia di sposarmi. Ora, io capisco che non è che bisogna fare una festa in cui inviti il mondo, però insomma, raga, nessuno ha voglia di andare ai matrimoni. Sono giornate interminabili, lunghe, faticose. Arrivi a casa che sei stanchissimo, neanche avessi corso tutto il giorno, che ne so, 5 maratone. Sei stanchissimo per non avere fatto niente e avere soprattutto perso un giorno del fine settimana, che sono gli unici 2 giorni che abbiamo liberi dal lavoro solitamente. Quindi, poveri invitati ai matrimoni. Per quanto invece riguarda gli sposi, quello che io, diciamo, trovo assurdo è il grandissimo spreco di tempo, di energie per organizzare nei minimi particolari tutto, per cercare le cose più strane, che poi sono cose a cui magari nessuno poi fa caso, però uno spreco di energie, di tempo a organizzare il tutto, come se fosse più importante l'esteriorità, quindi l'apparire, il far vedere. Poi con questa cosa dei social che tutti condividono, no? Quindi far vedere, che ne so, che uno ha fatto sta cosa costosa rispetto ad un altro che magari invece non l'aveva fatta. Insomma, a me sembra proprio che il matrimonio sia diventato più uno spettacolo di far appunto vedere agli altri, piuttosto che un qualcosa di più intimo, di più personale. Ed è sempre più evidente questa cosa dello spettacolo. Io non so se anche da voi capita, ma qui da me succede spesso che la sera prima del matrimonio lo sposo vada sotto casa della sposa a cantarle la serenata con un mucchio di gente che lo segue e tutto quanto, che lo riprende. Io questa cosa la trovo veramente assurda, perché, cioè, se io sto con una persona, lo so che mi ama, che lo amo, insomma, che ci vogliamo bene, non c'è bisogno di coinvolgere tutto il paese a cantare una serenata. Cioè, è chiaro che è una cosa pensata, non spontanea, organizzata, pensata, fatta apposta per far vedere. Io non so, io la vedo così. Così come non mi piace quando vengono appese foto degli sposi in giro per le strade, perché annunciano appunto il matrimonio, che magari, che ne so, ci sono scritte delle frasi abbastanza banali, di augurio. Insomma, queste cose non mi piacciono, le trovo solo cose esteriori, di pubblicità, che non hanno un senso. Così come non capisco proprio questo senso di dover fare un rito, una cerimonia, che comunque tende ad avere il consenso pubblico, perché è un qualcosa appunto che tende ad avere un consenso pubblico, e che tu sei lì ad aspettare che un prete, un pubblico ufficiale, insomma, chi fa il matrimonio, chi celebra il matrimonio, ti dica: sì, da questo momento in poi allora potete essere marito e moglie, quindi siete ufficialmente, pubblicamente riconosciuti come coppia, e quindi siete legali da un punto di vista appunto legale. Questa cosa per me non ha senso, cioè mi fa venire proprio i brividi questa idea. Non mi piace questa idea, la trovo proprio un rendere proprio
spersonale, proprio spersonalizzare al massimo il rapporto tra due persone. Questa è la mia idea, ovviamente. Quindi io non riesco a capire perché si dica che si dice appunto che il matrimonio è il giorno più bello della propria vita, è un giorno speciale, quando in realtà è una giornata che è studiata fino ai minimi particolari e dettagli in ogni fase. Devi seguire un copione, una cerimonia, un rito, quindi molto oggettivo e molto uguale per tutti. Devi ripetere quindi a pappagallo delle cose, delle frasi uguali per tutti, sono sempre quelle, e già sai, quindi hai tutto già ben programmato, quindi io non capisco cosa ci sia di bello in tutto questo, perché non c'è spontaneità, non c'è nulla, quindi boh, a me il matrimonio non attira. Sia proprio come spirito, a me questa cosa del dover firmare un contratto, di dover fare queste cose così fredde, impersonali, non piace, non lo so, mi fa venire veramente i brividi. E così come non piacerebbe fare una cerimonia del genere tutto il giorno con tutti questi parenti intorno che ti girano, parenti, amici, che di cui alla maggior parte non interessa nulla di stare lì. No, grazie, io convivo, sto bene come sto, non rompo le scatole a nessuno con la mia convivenza, non obbligo nessuno a venire qua, non obbligo nessuno a regalarmi cose, non obbligo nessuno a fare niente, a spendere soldi per me, quindi io vivo la mia vita, tutto il resto del mondo vive la propria e non ci diamo fastidio l'uno con l'altro. Quindi questa è la mia idea, lo so, è malvagia, è cattiva, ditemi quello che volete del matrimonio, ma io la penso così, e più passa il tempo e più la penso così. Ma mi ricordo che anche da piccola, quando ancora non ero così cattiva e mi portavano ai matrimoni, io non ci volevo andare, nonostante poi ci fossero altri bambini che magari stai lì e giochi, no? Io non ci volevo andare, non mi sono mai piaciuti, mi sono sempre sentita così annoiata, stanca, non mi piaceva assolutamente quell'atmosfera, io l'ho sempre trovata finta. Quindi si vede che io sono nata con questo cervello che ragiona così, e che ci volete fare? Sopportatemi, grazie per aver guardato questo video se l'avete visto, insultatemi come volete, e mi raccomando, vi ricordo di iscrivermi al mio canale, di cliccare anche sulla campanellina per essere avvisati quando pubblico nuovi video, magari non tanto cattivi come questo, e di seguirmi sui social, mi raccomando, sotto trovate tutti i link, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e auguri a tutti i nuovi sposi. Ciao.